Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameray e qui è French Dreams. Bentornati su Xenoverse 2, perché anche oggi, come ogni sabato, ci daremo delle mazzate incredibili, impressionanti. Prima di iniziare, due annunci importantissimi. Sabato 6 ottobre, sia io che Francesca saremo al Games Week di Milano, a Fiera Milano Ro. Dalle ore 12 alle ore 13, in compagnia di Tuberanza, saremo sul palco del Milan Games Week per giocare insieme a My Hero Wants Justice. Poi dalle 13.30 alle 14 ci vediamo allo stand Bandai Namco per fare foto, autografi e divertirci insieme. Sempre il 6 ottobre, quindi la stessa giornata, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 insieme a Gabbo di Squared sarò nel padiglione 16 all'Arena ESL. Quindi ragazzi ci saranno diverse sfide, giocheremo anche insieme e ci divertiremo un botto. Quindi passerò un'intera giornata con voi, non potete assolutamente mancare perché poi ci saranno premi, tante cose gratuite che potete portarvi a casa, oltre al fatto di poter incontrarci. Lunedì 1 ottobre inizia la serie su Assassin's Creed Odyssey. Ci saranno anche video, no spoiler, quindi non mancate. Quindi, Francè, okay. Oggi nuovo tema che abbiamo già visto in passato, ma si rinnova completamente. Sì. Uomini contro donne! Buia! Ti scassiamo, guarda, io e le mie ragazze. Che Francesca, subito arrabbiatissima e pericolosa, ci sta. Quindi andiamo col casuale, finalmente okay. Ritornano i casuali. E lui che cos'è? Maschio o femmina? È un elefante maschio, perché c'ha la faccia cattiva. Ma guarda la cosa, no guarda, lui è una divinità, non so se è maschio o femmina. C'è Beerus che è maschio, a me ci sta. Ok. Tocca a te, Francè, vediamo cos'è che ti capita. Sta andando già avanti da un sì, po', però non riesce a trovare una donna. Eccola! Ah! Divinità della distruzione. A te, perdona, Francesca, va non via. Non l'avevo riconosciuta. Els, Els, non lo so come si chiama. No, la zoomavi, vedevamo un po' di qua. Stavo scherzando, scherzavo. Zoomavi. Stavo scherzando. Allora, dov'è che andiamo a combattere? Francè, andiamo... Al Cell Games Arena, oh scusa, sì, ti ho visto un attimino, ci sta. Sto. Ragazzi, allora, Francè, come al solito, quanti like chiediamo ai nostri amici a casa per questo scontro divino? Perché è divino. 5721. Ma Francè, ma quante difficoltà hai avuto per tirare fuori sto numero? Allora, perché dovevo pensare... No, mi si è impigliato! Vai, vai! No, Francè, vedi che stai imbrogliando! Poi dici che io ti accuso di imbrogliare, ma se lo stai facendo sul serio... Però qua stiamo facendo scontro divino proprio. Proprio il termine che utilizziamo ormai sì. In ogni video. Uno scontro divino nel vero senso della parola. Notate che oggi sono particolarmente gasato, ragazzi, perché sono contento del fatto che ci vediamo al Games Week, cioè, capisci? Ma è perché stasera mangio le patatine. Anche per questo. Vabbè, lo confesso, però comunque è importantissimo il fatto che ci vediamo al Games Week, ragazzi, non mancate, perché in tanti mi dicono, Joseph, quando è che vieni a Milano? Ed ora è l'occasione, abbiamo tanti appuntamenti nella stessa giornata, per cui sta a voi, io vi aspetto al Games Week, sabato 6 ottobre, non sbagliate il giorno. E non so perché stavo pensando Games Week, Arena. No, Francesca, poi vedete, troppe informazioni si impalla, tipo error 404, e Francesca si bugga e crasha il sistema, cioè proprio... Francesca, chi hai colpito? Dovevo tenere premuto. Ma che ne so, dovevi colpirmi perché la direzione era pure giusta. Mamma mia, Francesca, ma quanti schiaffi? Ti non lancio via niente. E sfera della distruzione! Francesca, prendi e porta a casa! Devastala! Oh, per arrivare ci ha messo un quarto d'ora. Ma non mi faceva fare niente, ero lì che premevo. Francesca, allora, abbi pazienza, ma hai fatto davvero uno scontro vergognoso. Allora, queste divinità sono finte, non sono vere divinità, perché fanno il tifo. Ma io ci ho avuto Birz, è fortissimo. Ma perché ci hanno fatto il film, perciò è forte. E adesso tocca a me, la donna. Vediamo se riesco a trovare, sai, qualcuna di... Come dire... Hai lasciato le mod? Sì, le ho lasciate le mod. Le ho lasciate come? Mamma mia. Ma questa l'abbiamo vista nel video. L'abbiamo già vista, allora mi vado a scegliere lei. No, che vai a scegliere? È casuale. Ho capito, ma casuale andrò ad oltranza. Ok, Towa. Towa, oh ragazzi, ci sta. Ma guardi, in forma H graphic. Vabbè, lascio perdere, no, perché sennò poi insisto troppo. Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Ti scassiamo. Lo so che mi scassate. Francesca subito che s'atteggia. Allora, direi di andare a combattere al Supreme Case World. A parte una cosa, Francesca, ogni volta che ci dimentichiamo, in realtà no.
prossimi video, forse già il prossimo, chiamiamo la Bandai e facciamo aggiungere altri scenari. Oh, ragazzi, beh, sarà una scena comica perché... salve, Bandai? Ah, scherzo, perché quelli parlano. Dai, ci inventiamo una scena figa, ragazzi. Poi vi farà vedere, sarà una cosa divertente. Ma spesso prendo schiaffi. Come no, vi dicevo, sarà una cosa molto divertente. Poi vedrete. Mi stavi per fare lo stamina break, veramente? Sì, ti sei aspettato come un vigliacco! Beccati sto stamina break, Francè. Bastone! Bam! E dove è andato a finire sto bastone, Francè? Nella pancia di me. Nella pancia? Ovviamente, ragazzi, stiamo scherzando. Un po' di burle. Ci sta. Non so perché burle stava finendo in burlesque. Non so perché la parola... Guarda, non parla! E mi distrugge. Mi hai fatto pure lo stamina break, che manco me ne sono accorto, perché metto a dire stupidaggini e questo è quello che succede. Allora, c'ho la position... Final flash! No. Mamma mia, Francè! Bam! Prendi e porta! No, pensavo di averti fatto pure lo stamina break. Vegeta! Francesca! Amore mio! Amore mio, che cosa, Francè? Ho sempre avuto una cotta per Vegeta quando ero piccola. Guarda, io mi faccio la mia energy zone, quindi mi pare che mi fa recuperare tutta la vita, quelle cose là. Vedi, guarda che bella, va? Recupero la vita, Francesca. Volevo prendi e porta a casa. Sbam, no. Perché tolgo le mani dal controller? Ripigliati. Adesso non mi pigli, Francè. Cioè, proprio tu non hai il timing. Cioè, proprio tempistica zero. Mi hai fatto recuperare pure la stamina. Quindi con la massima calma mi vado a teletrasportare. Girati. Vabbè, è che poi girati cosa? Teletrasportati. Ancora. Sbam. Cos'è? Non va a segno, Francè. Ci stai provando però, eh? Bloody Souls! Ammesso che si pronunci Mamma! Così, no! Maron! Ripigliati, Towa! Towa, ripiglia! Mamma! Vabbè, doppi stamina break! Cioè, ragazzi, Francesca improvvisamente c'ha ste cose che impara a giocare relativamente e ti distrugge. Guarda, Towa, io gradirei, ecco, non morire. Mi faccio un'altra energy zone così recupero vita. Vediamo che fai, Francè. Dai, dai, dai. Va bene, va bene. Ma non posso fare niente! E fatti lo stamina break, vedi non che me lo succede. Fa fare, non mi fa fare. Ma come Francesca non te lo fa fare? Non mi fa fare. Ma che niente. Significa? Significa che non me lo fa fare. Cosa vuol dire? Cioè... Oh, scusi, scusi. No, no, no. Towa, arrepigliati, scappa. Fai quello che puoi. Towa. Bloody Sauce. Ma chi la mandi sta Bloody Sauce? Mannaggia, Towa. Mannaggia, chi ti fa cambiare? Ma cos'è sta risata improvvisa? vabbè, mi è uscito spontaneo perché, ragazzi, Towa, ma che mi stai a fare? Ah, boh, vabbè. Prossimo personaggio maschio per me, Darbula. Vabbè, Darbula, è un maschio. Darbula. Sì, ma Darbula in italiano da 30 anni lo chiamano. Però in inglese è Dabura. Vediamo un po', la donna, Francesca è qua da un quarto d'ora e hai trovato Cronowa. Però sono sempre quelle sexy, ci stai? Quindi cambiamo? Sono contento, no, mettila, lasciala, sono contento. Però lo zoom non te lo faccio. Te lo stavo per dire, poi ho preferito meglio evitare perché sennò prendo gli schiaffi dietro la testa. World Tournament Stage, anche stavolta, Però guarda, sia Darbula che Cronowa entrambi sono esseri superumani, cioè non superumani tipo supereroi, proprio oltre... Vabbè, lasciamo stare. Stai dicendo? No, però per dire, capito, uno viene dall'inferno, l'altro è un Kaioshin del tempo, fuso con... vabbè, lasciamo stare, troppo impegno mentale. Troppe informazioni che non mi interessano, tra l'altro. L'avevo capito, Francia, che non mi riuscivi a seguire, quindi... Ma parlaci un po' di Darbula, Francia, Dabura, perché tu sapevi si chiamasse Dabura, no? No, io non lo sapevo proprio. Ecco, infatti allora, non avevo dubbi. Allora, questo ci azzecca qualcosa con Majin, Majin qualcosa, perché tiene la mano in fronte come Majin Vegeta. Mamma mia, Francia, proprio il cuore si fa sentire, le palpitazioni. Allora, che cosa ci vuoi comunicare in italiano? Allora, dato che questo signore sì. ha la M disegnata in fronte, che vuol dire? Majin cattivo. Vabbè, ci siamo. C'entra qualcosa con la saga di Majin Buu, immagino. E vabbè, quindi tu non hai idea di chi sia Darbula. Da non confondere il caro Darbula con Janemba e viceversa. Perché abbiamo visto, ecco, che Mirko ha fatto un po' di confusione. Tutti quanti, mamma mia. Vabbè, ragazzi, cioè, andiamo avanti lo stesso. Può capitare una confusione. Ma possiamo procedere comunque, no? E ho fatto una brutta fine. Un saluto ovviamente a Tuberanza, che come sapete è un grandissimo amico. E proprio parlando di Tuberanza mi ha fatto perdere. Quindi Tuberanza mi hai portato sfortuna stavolta, mio caro Tube. E vabbè, è andata così, ragazzi. In 1:20, tra l'altro. Ma che sia di, Frangie? Al momento siamo 2-1. Ma per me? Per ma che me? Per te? Ho vinto due volte, scemo.
Oh, mamma mia, è vero! Ma pure scemo, io vengo da scemo. Cioè, francese, un altro modo mi dava gli schiaffi in faccia. E a sto punto a me tocca la ragazza. Io spero di riuscire a fare almeno una vittoria. Allora, Francesca ha vinto, perché comunque facciamo 3 scontri, poi c'è lo scontro bonus per la simpatia, vediamo. Majin Buu è maschio. E bah, non so, scegliene un altro, perché Majin Buu dovrebbe essere okay. Maschio. Era meglio Majin Buu, Francesca. Scegli Majin Buu. Ascolta. Vabbè, andiamo su Namek, va, almeno così nessuno è avvantaggiato. Vados, ragazzi, come... Ma che è? No, dico, non è che gioca in casa. Vados come personaggio qua in Xenoverse 2, sono sincero al massimo, non mi convince per niente, moveset che odio, in tutta la massima sincerità, però cercheremo di vincere questa volta. Te lo dico, France, oh, non voglio fa... Ma chi stavi picchiando? Non so, nulla. L'uomo invisibile. Ma quando lo odio questo bastone... Va bene, grazie per questi commenti alquanto ambigui. No, guarda questo, guardala. Cioè, ma sei tranquilla però, è un videogioco. Io odio. No, dico, tutto a posto. Francesca becchi ancora una volta il nulla. Credo che Moonset tu abbia... Quella si mette... Vabbè, a me non piace, ma ciò non vuol dire che io non sappia almeno un minimo fare la combo con quadrato. Cioè, perché non è che faccia combo chissà quanto spettacolari. Sono stato uno stupido perché ho fatto da solo distruggere la stamina. Cioè, proprio l'ho sprecata. Non mi becchi ancora una volta perché fai sempre la stessa cosa. Io sto cadendo verso il basso e tu lanci la suprema. Non mi prenderai mai se fai così. Eppure, cos'è il Vanishing Round? Dopo oltre 2 anni dall'uscita del gioco quasi, non l'hai capito. Senti, io sono uno spirito libero, non puoi darmi le costrizioni. Certo, sei libera di perdere se vuoi, non è che... Io stai perdendo tu. Ho capito. Sei libera di perdere questo scontro qua, se vuoi. Però a livello di battaglia totale, no, al momento sei in vantaggio. Devo dare il tempo di usare questo bastone. Dai, dai, fai la bravina, Francesca. Forza, fai la brava. Comportati bene. Ma quanta energia devo avere per fare la Super Kamehameha? Ne devi avere 3, mi pare, di barre. O, di solito sono 3 o sono 5. Ma com'è che non te la fa fare? Non te la fa fare? Ma che sei a dì? Hai visto? Brava. Me la stava facendo. Mi sei piaciuta tantissimo. Requiem della distruzione, lo becca? No. No. Va bene. E mangia di quindi... questa. Ma che mi devo mangiare? Ma perché tu mi fermi? Cioè, provo. Francia, perché non c'hai la stamina, l'hai recuperata adesso. Provo a fare. Ma non è possibile. E lo so che stai soffrendo. Perché soffrirai ancora di più. Fai così. Cioè, stiamo perdendo. Gogeta, stiamo perdendo. Ma se uno è scarso, è scarso. Cioè, è scarso sempre. Puoi avere qualunque personaggio, ma... Francesca, puoi stare anche più calmo. Perché ti fermi? Aia. Aia. Non c'ho la stamina, però dovrei essere in grandissimo vantaggio. Mamma mia, Vados! Tempismo, ti è piaciuto questo tempismo? Franci, ci hai messo un quarto d'ora per capire quando dovevi fare le supreme. Direi che è arrivato anche il momento che capissi come si fa. Francesca! Vuoi fermare questa dannatissima ragazza? Francesca, hai perso. Meteor! Guarda lontano, quelle mosse che non beccano mai e sei stata sconfitta. Allora, c'è da dire c'è che abbiamo fatto... Simpatia, che... Abbiamo fatto 4 battaglie, l'ultima era bonus, mettiamola così. Quindi le prime 3 sono quelle che contano, hai vinto tu, Francesca. Vinto! Sì, non l'avevi nemmeno... Ragazzi, Francesca non l'aveva nemmeno capito. Cioè, capisci il livello? Vabbè, vabbè. Quindi, ragazzuoli, Francesca ha vinto. Ci vediamo sabato 6 ottobre al Games Week, negli orari che vi ho detto all'inizio del video. Non mancate assolutamente. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale. Iscrivetevi al canale di Francesca. Cliccate al centro per guardare altri miei video. Quindi io vi saluto e alla prossima. Ciao!